Ciao ragazze, eccomi qui con un nuovo video. Questa volta sono i flop del 2016 e niente, fortunatamente ne sono pochi, però per alcuni avevo delle grandissime aspettative e alla fine sono rimasta fregata. Allora, partiamo da un prodotto che non è make-up, ma è un deodorante. Allora, è lui. Allora, questo è della Bionsen e non so se l'avete visto nel video acquisti, che se riesco a ritrovare ve lo linko o qui, insomma, dov'è la i. Questo prodotto è un deodorante, vedete, contiene questi cristalli termali giapponesi, c'è scritto, che dovrebbero appunto contrastare la sudorazione e il cattivo odore. Allora, io ve lo boccio perché? In primis per il packaging, perché dopo un po' si tappa E andate a spruzzare, ma non esce. Cos'è questo? Andate a spruzzare, ma comunque non esce niente. E secondo, a livello, diciamo, ascellare, non ha questo effetto appunto antiodore, ma allora non ha profumazione, perché non ha profumazione perché comunque all'interno contiene sali e acqua, non sali, contiene questi cristalli ed acqua, ma non favore, cioè non aiuta nemmeno a non, insomma, emanare cattivo odore. E ecco perché appunto ve lo metto tra i flop, insomma, quindi non ho trovato nessun utilizzo positivo di questo deodorante. Passiamo sempre ad un altro prodotto che non è un prodotto make-up, oddio, serve per il make-up, per trasportare il make-up, ma non è appunto un prodotto vero e proprio beauty, ed è questo, è un raccoglitore, chiamiamolo così, di matite. Allora, io l'ho fatto per le matite labbra, però lo so. Come potete vedere, lo stavo iniziando a fa a riempire, stavo iniziando a riempire tutti gli spazi, ma trovo che dopo un po' si iniziano ad intoppare le matite e guardate, non si piega proprio, quindi secondo me avrebbero dovuto lasciare un po' più di spazio tra una cucitura e l'altra in modo tale da agevolare la piegatura del tessuto con all'interno le matite. Io l'ho pagato 15 euro in fiera, ma è della Jules Cagnet, ma se dovete prenderlo io non ve lo consiglio, quindi sicuramente ci sono altri prodotti dello stesso tipo più utili e meno intoppati. Non lo so, non so nemmeno come descrivervelo, però cioè la curvatura dovrebbe essere armoniosa, dovrebbe venire quasi da sé. Invece con questo portamatite no, perché le matite stanno talmente strette tra di loro che creano attrito e non riescono a roteare come dovrebbero. Comunque è una questione mia personale, continuerò ad utilizzarlo, ne metterò di meno all'interno per dare la possibilità al tessuto di scivolare meglio, diciamola così. Passiamo ai prodotti veri e propri di make-up, che ne sono pochissimi e quindi vi risparmio di dovervi preparare popcorn, Blade, insomma, chi più ne ha più ne metta, perché ne sono veramente pochissimi, grazie a Dio. E il primo che voglio bocciare, non perché non faccia il suo dovere, ma per la sua profumazione, è lui. Questo è il primer opacizzante viso di Poro Bio. Allora, a livello di opacizzazione, di durata, a me piace non tantissimo, ma nemmeno da buttare. Mi piace, è un buon primer giornaliero e bio, insomma, ha tante caratteristiche per farmi. Perché gioco con i capelli? Ha tante caratteristiche per farmi dire che questo prodotto potevo metterlo nei top. Però c'è una cosa che io proprio non sopporto, ed è la profumazione. Questo prodotto puzza di olio di fegato di merluzzo, l'ho detto tantissime volte e non riesco ad utilizzarlo proprio perché mentre lo vado a stendere sento questo odore e anche un po' dopo il fondo, insomma, continua a persistere questa profumazione che non mi piace e mi piace proprio. Io cerco di sforzarmi, ma effettivamente è troppo forte. Cioè, mi ricorda quando mamma mi obbligava a prendere l'olio di fegato di merluzzo.
Comunque, lo boccio sostanzialmente solo per la profumazione e quindi farò molta fatica a terminarlo, anche perché se ho consumato un dito è anche tanto, quindi no, no. Io proverò altri primer della linea, diciamo, bio, però questo non riesco proprio. Per me è veramente troppo finirlo. Cioè, è troppo forte questo odore che non riesco. Comunque, passiamo ad un altro prodotto che sicuramente non è una novità, soprattutto per molte di voi, ma per me lo è stato. Oddio, per me lo è stato, nel senso che sono riuscita a comprare questa palettina qui di neve. Questa fa parte degli arcobaleni di neve, questa sono i blushissimi. Allora, questa è la palettina. Si nota dal packaging sporco che è molto molto polverosa, ma il motivo per cui la metto nei flop non è questo, perché comunque ci sta, basta fare un po' attenzione e il prodotto fa meno fallout. Però la cosa che non mi piace effettivamente di questa palette è che molti di tutti questi blush sono veramente poco scriventi. Anzi, quando stai lì a sfumarli spariscono, cioè proprio desaparecidos, cioè come se fosse che non li aveste messi, mai messi, questi fanno quella fine lì, a parte alcuni che si salvano, ma poi per il resto, diciamo che su di me non durano niente. Io non so su di voi, ma su di me non durano niente. Mi piaceva l'idea di avere, vedete, tutto in una palette, quindi terre, illuminanti, blush, diverse tonalità di blush, ma purtroppo, ahimè, non riesco ad utilizzarla. Anzi, come potete vedere, è anche parecchio utilizzata, ma comunque faccio veramente tanta fatica, tante passate, ecco perché è parecchio utilizzata, perché devi star lì a sfumare, applicare il prodotto fino a quando ti soddisfa, e così comunque una perdita di tempo. Ecco perché, diciamo, boccio questa palettina. Sempre in ambito palette, ma questa volta occhi, mi lincerete sicuramente, ma io boccio lei. Lei e alcune delle sue compagne, o perlomeno quelle che ho provato io di Makeup Revolution. Questa è la Redemption Palette Iconic 2, ovvero la Naked 2, e la boccio anche qui per una questione di pigmentazione. Allora, voi sapete che io voglio. Pretendo dagli ombretti che scrivano e che sono io a dover gestire l'ombretto sulla palpebra e non l'ombretto a dover gestire me e la quantità di prodotto. Hanno veramente una scarsa pigmentazione, questo è il più chiaro, vi prendo il più scuro, guardate il nero, guardate la differenza tra la cialda e lo swatch, è veramente misero come prodotto. Sì, vabbè, è un prodotto low cost, non è la naked, però sostanzialmente mi aspettavo molto di più da queste palette. Soprattutto devo dire la verità che ho notato questa cosa con i colori e con tutte le palette delle tonalità nude, cosa che non ho notato per quanto riguarda la palette del contouring che vi ho promosso nel video. Promosso, vabbè, che vi ho promosso nel video top e che vi linko nella inti informazioni che non so mai da quale lato sta. Comunque vi linko su e comunque vi metto nella scheda e quella palette, pur avendo tonalità neutre, è veramente molto scrivente, mentre queste qui di ombretti io non mi ci sto trovando bene, ripeto, con quelle nude, mentre con quelle colorate, con quelli con colori accesi non trovo questo problema, quindi boccio questa palette per questo motivo. Prodottino occhi mascara. Allora, questo mascara qui io l'ho comprato con tante aspettative. Allora, questo è un mascara di MAC. Questo mascara qui di MAC che cosa non mi piace di questo mascara? Che sostanzialmente quando vi andate a struccare o mentre lo applicate, se per sbaglio vi ciecate un occhio, e a me capita spesso, iniziate a piangere perché gli occhi vi bruciano da morire, anche nello struccaggio è una cosa impressionante, cioè io una cosa così non l'ho mai avuta, forse manco da mascara cinesi e non ne ho avuti di mascara cinesi, cioè nel senso mascara Essence, Astra,
Tutte le marche più low cost che avete, questo problema non me l'hanno mai fatto, mentre lui me lo fa. Poi, per non parlare di quando vi andate a struccare, che all'interno proprio dell'occhio, lì dove si poggia la sfera oculare, trovate un filamento nero che dovete andare lì a rimuovere con il cotton fioc. E quindi, oltre a piangere per il bruciore del mascara, piangete perché questo cotton fioc, insomma, va lì a dar fastidio e tirare un po', a far lacrimare l'occhio. Ecco perché ve lo boccio, non ve lo consiglio per nessun motivo al mondo. All'interno ci sono 9 grammi di prodotto e il Too Black Lash mascara di MAC e mi piace il packaging, ma non mi piace sostanzialmente il prodotto. Allora, è formato da un unico scovolino che preleva quantità diverse di prodotto. Allora, se volete un effetto più definito e naturale, basta svitare il primo e vedete, questo è lo scovolino in sé. Effettivamente l'altro non ha scovolino, poi lo vedrete, però preleva più prodotto l'altro, mentre questo va solo a definire e separare bene le ciglia. Se invece poi volete dare volume all'attaccatura delle ciglia, basta che prelevate, eccolo qua, vedete, e andate a dare il volume. Se voi infatti svitate il primo scovolino dal secondo, notate che effettivamente lo scovolino è uno solo. Però il rilascio di prodotto, vedete, vi fa capire che uno è l'effetto naturale, l'altro è l'effetto volumizzante. E niente, questo è questo mascara. A me effettivamente non è piaciuto, però in quanto a nero è veramente nero, poi per il resto ve la vedete nera quando vi andate a struccare. Infine, ultimi due prodottini bocciati di quest'anno sono due prodotti labbra e sono uno della Too Faced e uno di MAC. Allora, sicuramente avrete visto, se avete visto il video o se non l'avete fatto, lo vedrete nel video dei preferiti che vi linko nella scheda. Che l'altra tonalità che ho io dei Retro Matte Liquid Lipstick di MAC è una tonalità chiara e ve l'ho promossa. Adesso mi dite, ma perché mi stai bocciando questo se l'altro me l'hai promosso? Perché ho notato che questo colore, soprattutto, questo è l'Eye Drama, fa un po' fatica in primis a stendersi e poi, cioè, non è uniforme, quindi lascia delle chiazze più chiare, delle chiazze più scure, dovete stare lì a definire bene, altrimenti uscite un po' a pagliaccetto. E poi va via molto 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 prima rispetto alle tonalità più chiare della stessa, diciamo, famiglia. Quindi queste tonalità un po' più scure ve le boccio per questo motivo. Mentre purtroppo a malincuore vi devo bocciare questa Melted di Too Faced perché le altre non le ho provate. Questa è la Berry, quindi penso secondo me la più bella perché in ogni modo voi la applicate, che sia con il pennellino in dotazione, ovvero la spugnetta, con le dita, con un pennello a parte, con qualsiasi utensile, attrezzo, che sia beauty o non, voi l'applicate, questo prodotto va fuori, cioè sborda. Sborda veramente tanto, anche con la matita, con la matita cerosa trasparente, qualsiasi prodotto voi applicate per base, o perlomeno io applico per base sulle mie labbra, questo prodotto qui va fuori. Cioè me lo ritrovo qua, 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 cioè no, oddio no, forse no, nell'occhio no, però comunque me lo ritrovo tutto sbordato, come se fosse che avete azzannato un prodotto super oleoso che vi devo dire una coscia di pollo fatta fritta nell'olio e vi siete macchiate tutte. Ecco, questo è l'effetto che mi fa questa tinta sulle labbra e purtroppo, ahimè, la devo bocciare. All'interno ci sono 12 ml di prodotto per una scadenza di 12 mesi. Io faccio veramente tanta fatica a consumare questo prodotto. Di solito io non ho labbra problematiche, quindi a me ciò che applicate sulle labbra resta per tutto il tempo, quindi senza problemi di sbordare, anche senza matita, qualsiasi rossetto voi mettete, anche senza matita, lui dura lì una vita e mezza. Questo invece purtroppo non lo fa. E niente ragazzi, questi sono tutti i miei prodotti flop di quest'anno, fatemi sapere i vostri prodotti flop. E niente, questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto. Niente, vi ringrazio per aver guardato il video.
Vi mando un mega bacio. Per qualsiasi cosa potete scrivermi o al di sotto del video o comunque sui miei social che trovate giù nell'info box. Se non vi siete iscritti al canale potete farlo con il tasto che trovate qui sotto. E niente, io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video.